Sulla testa i caschetti arancioni sembrano proteggerle dai rumori lontani della guerra. Anna, di origini russe, Victoria e Marina, ucraine, pedalano veloci, cacciando via l'angoscia che alberga forte nel loro cuore. Tre cicliste professioniste, tre giovani donne, la stessa squadra di Asti, la Servetto Machimo Beltrami, ma soprattutto la stessa bandiera, che è colori della pace. No war. No war. Lo sport unisce e abbatte le barriere, disegnando i confini di un'amicizia tutta al femminile, simbolo di speranza. Russia e Ucraina, attraverso i volti di queste tre cicliste, si tendono la mano e il passaggio della borraccia rosa dalle mani di una all'altra è un'istantanea che dice tutto. È dalle donne che arriva un segnale forte, di pace. Le due bandiere sventolano insieme in questa gara a Siena, la classica Strade Bianche. Vogliamo la pace e quindi parliamo dello sport, del tutto il resto e non vediamo l'ora che finisca tutto. Siamo una squadra. Non una squadra qualunque, ma la squadra in cui lo sport si fa specchio della vita. Si allenano sempre in tre, Anna, Victoria e Marina. I sacrifici, i chilometri, le strade sterrate, il sudore. Condividono lo stesso appartamento ad Asti, eccole mentre pranzano insieme. Le due ragazze ucraine sono arrivate in Italia pochi giorni prima dell'invasione dei russi. Le ragazze sono arrivate il 22 febbraio, quindi questo, loro hanno firmato il contratto per quest'anno e sono rientrate in Italia per fare le gare. Vabbè, le circostanze che sono successe non sapevamo che succedessero. Abbiamo dato tutto, abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Anna fa anche da interprete alle due compagne. Non dormono, dormono male, che stanno aspettando qualche notizia buona, che non vedono loro che finisca tutto e la sua famiglia purtroppo sta in bunker, quindi stanno nascondendo da tutto questo e quindi le ragazze sono in difficoltà mentale, diciamo, ultimamente. Non dorme, proprio loro non dormono, sempre guardano le notizie, sempre in telefono e cercano qualche novità. Sono ore difficili, tanto difficili. Gli occhi stanchi, appesantiti dalla mancanza di sonno, la consapevolezza però che il loro sodalizio, in sella alle bici, è qualcosa di più profondo che arriva dritto al cuore. La cosa che fanno paura loro è l'allarme dei bombardamenti e quindi aspettano questo. Hanno sempre paura, vivono con paura. Tutta la gente lì vive con paura. Люди живут просто в страхе и все. Sempre insieme. Una sorellanza scandita dal rumore delle pedalate che fa più rumore di qualsiasi vittoria, perché queste tre donne sono già sul podio, semplicemente con il loro esempio di coraggio, unite più che mai. Anna, russa. Io voglio solo la pace, che tornerà tutto, che voglio che torni tutto come prima e noi saremo due paesi amici. Victoria e Marina, ucraine. Unite dall'arte, dalla passione per la danza che le ha portate entrambe a Milano. È la storia di due ballerine, una russa e una ucraina. La loro amicizia non cede all'avanzata dell'odio. Sempre siamo state una grande famiglia, quindi siamo lavorato sempre a braccio uno con l'altro e non abbiamo mai avuto scontri, diciamo, tra di noi. La guerra ha
provato a dividerle, ha messo l'uno contro l'altro i loro paesi, ha armato i loro amici. Ma Oksana Belayeva, russa, e Violeta Kotirlu, ucraina, non cedono all'avanzata dell'odio. Unite dall'arte e dalla passione per la danza che le ha spinte anni fa fino a Milano. L'Accademia Ucraina di Balletto è la loro casa, anche se nei loro paesi hanno lasciato gli affetti, le famiglie. Io a Kiev ho mio figlio con la moglie e la figlia che è mia nipote e anche la suocera. Insomma, mio figlio in questo momento si sta occupando di tre donne. Non devono allontanarsi da casa quando il coprifuoco comincia e cercano di quanto possibile mantenere la calma per ora. Proprio per evitare di avere scene di panico, che già la situazione è difficile, quindi è un popolo che cerca di essere molto disciplinato in questa situazione. Sorride Violeta, con la grazia che ha imparato in anni di discipline e allenamenti. Insegna alle allieve il portamento, la compostezza, nonostante il tumulto che ha nel cuore. Lei vorrebbe avere suo figlio qui, ha fatto qualcosa per farli venire? In realtà sono io che vorrei essere là, perché sarebbe il modo migliore per aiutare il mio paese e quindi anche mio figlio e la sua famiglia in questo momento sono là e l'unica cosa che io vorrei sarebbe poter essere con loro in realtà. Situazione facile, quindi anche questo un po' turba, siamo in una situazione un po' pesante, anche noi russi. Essere donne e madri, sorelle e complici, il balletto fa imparare anche questo, oltre al coraggio. Quello che da settimane sta dimostrando la fondatrice dell'Accademia di Kiev, a cui la scuola milanese si ispira. Lei abita nel cuore proprio di Kiev, a pochissimi passi dal Teatro dell'Opera, quindi la città è spettrale, non c'è assolutamente nessuno per strada, anche nella parte centrale della città. Ha 85 anni, ma è rimasta nella sua casa, in centro, sotto i bombardamenti. Nel centro non sono ancora arrivati, ma lei l'altro giorno mi ha detto li stiamo aspettando. Io sono una mamma e quindi non posso non preoccuparmi di questa situazione e di quello che sta succedendo. Per ora non c'è un richiamo alle armi così imponente, quindi per adesso speriamo insomma che finisca tutto prima che questo possa accadere. Un abbraccio, pochi passi insieme. Si tengono strette Oksana e Violeta per sentire di meno la paura, per unire attraverso un abbraccio i loro popoli, mai così distanti come adesso. Anche in queste ore i russi avanzano e si continua a combattere. La bellezza vince sempre, perché è la sfera dell'anima. Si conclude così il nostro MAG di questa sera. Io vi ricordo l'appuntamento domani in studio aperto alle 12:25. Grazie per averci seguito e buona serata.